Radio Radicale con Alessio Villarosa del Movimento 5 Stelle, membro della Commissione Finanze di Montecitorio, per parlare dell'IMU, della TASI. Noi abbiamo visto che quest'estate ci sono state una serie di annunci per togliere questa tassa, che è stato anche il cavallo di battaglia di Berlusconi. Volevo sapere che tipo di valutazione si sente di fare su tutte le promesse che sono state fatte quest'estate in vista del 2016. Le ritiene credibili? Le ritengo assolutamente non credibili, ma lo può capire chiunque. Lui, durante la conferenza stampa, quando ha fatto il primo annuncio di abolizione IMU e TASI, ha dichiarato chiaramente che l'avrebbe eliminata per tutti. Allora, per chi conosce un po' il bilancio pubblico statale, sa che l'IMU e la TASI, su prima e seconda casa, valgono circa 30 miliardi, un po' meno di 30 miliardi. Noi, con l'ultimo decreto riguardante la rivalutazione delle pensioni, lui ha avuto difficoltà di trovare 3-4 miliardi di euro. Quindi riuscirne a trovare 30 ci sembra molto molto difficile. Quindi secondo me lui ha voluto utilizzare la TV e i media dicendo quel per tutti, così a molti arrivava la notizia che l'IMU e la TASI totalmente venisse eliminata per tutti, per poi fare un passo indietro quando si arriverà in discussione effettiva e semmai si potrà parlare di eliminazione dell'IMU e della TASI sulla prima casa, che valgono insieme circa 8 miliardi, ma a parer nostro questi 8 miliardi non arriveranno dalla famosa spending review, sulla quale noi, se va a tagliare effettivamente sprechi e privilegi come fanno le nostre proposte, siamo d'accordo, ma se invece va a tagliare, come ha fatto già in passato Renzi, sanità, scuola pubblica e beni essenziali dei cittadini, allora lì non ci troverà assolutamente d'accordo. Ecco, tra le motivazioni che sono state addotte per sostenere questa misura c'è stato il fatto che si è detto la riduzione, togliere questa tassa farà sviluppare i consumi, tornerà a. Secondo lei è credibile? C'è stato uno studio di Nomisma la scorsa settimana che ha detto che lo sviluppo dei consumi ci sarà per lo 0,11%. La stessa cosa che abbiamo detto noi quando ha introdotto gli 80 euro. Allora, se lui vuole far sviluppare i consumi, se questo governo vuole far sviluppare i consumi, deve dare reddito a chi reddito non ne ha e sicuramente quel reddito lo investirà in consumi. E parlo del nostro reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza va a fasce praticamente prossime allo zero, povertà assoluta o relativa. E quindi persone che da 0 euro, da 300 euro passerebbero a 700 euro, allora sicuramente tutto verrà reinvestito in consumi. Ma l'IMU, chi attualmente paga l'IMU, la TASI, addirittura su una seconda casa, probabilmente metterà quei soldi da parte, perché già i consumi che deve effettuare avrà ha abbastanza reddito per effettuarli. Quindi mi trovo assolutamente d'accordo con la ricerca di Nomisma, ma basta prendere l'esempio degli 80 euro. Gli 80 euro dati a quella fascia di reddito non sono stati reinvestiti nel mercato. Quindi basta vedere la pratica, non c'è bisogno di teorie. Ecco, per quanto riguarda la prossima manovra d'autunno, volevo sapere se lei ritiene che l'entità dei tagli che sono previsti, anche delle spese, consente di operare su margini abbastanza ampi, oppure che cosa è possibile fare con le richieste dell'Unione Europea. Ricordiamo sempre le cifre, perché purtroppo i cittadini, non avendo a che fare col bilancio pubblico, non conoscono le cifre. Gli 80 euro sono costati circa 10 miliardi l'anno, 10-12 miliardi l'anno più o meno. Qua si parla, ripeto, di 30 miliardi l'anno. Già l'anno scorso per quella manovra abbiamo aumentato con clausole di salvaguardia, ancora no, ma a breve verranno aumentate, ne siamo certi, l'IVA fino al 25,5%, per 3 volte le accise. Abbiamo aumentato lo stock di debito, perché noi potevamo emettere circa 20 miliardi di debito l'anno, abbiamo chiesto all'Europa di emetterne 40, quindi abbiamo stampato nuovo debito. Allora, se si vuole prendere in giro il cittadino indebitandolo per fargli credere che poi quell'indebitamento possa creare nuova ricchezza, il governo ha i voti, sarà libero di farlo, ma poi farà i conti con le elezioni, perché i cittadini si rendono conto all'interno delle loro tasche se effettivamente il governo ha fatto un buon lavoro o meno, e poi lì si vedono i risultati. Un'ultima questione che riguarda la Grecia. Secondo lei la fine ingloriosa del governo Tsipras ci dice che non ci sono alternative alla politica del rigore dell'Unione Europea, o lei ritiene che ci sia un'altra
un'altra strada dopo quello che è successo in Grecia. Purtroppo Tsipras, anche il governo Tsipras, aveva la stessa identica formazione, identità dei classici partiti, sia italiani ma comunque europei. L'unico gruppo che ha un'idea diversa e che spero che rimanga tale è il Movimento 5 Stelle, che ha questa struttura orizzontale che permette di evitare determinate collusioni col sistema partitico e lobbistico europeo. E quindi secondo me, anche se qualcuno dice determinate cose, poi non ha la possibilità, per la conformazione dello stesso essere, per poterle mettere poi in atto. Quindi secondo me l'unica vera forza in Europa che può mettersi contro queste lobby e queste logiche europee siamo solo noi, solo il Movimento 5 Stelle, oggi. Bene, la ringrazio l'onorevole Alessio Villarosa del Movimento 5 Stelle.